allontanati dal Partito Democratico perché non ne condividiamo le scelte politiche. Non abbiamo cambiato opinione. Renzi, il problema. Io userò non parole mie, le parole di Pisapia. Giuliano Pisapia ha detto, due punti, aperte virgolette. La ricostruzione del centro-sinistra richiede una discontinuità di contenuti e di leadership. Chiuse virgolette, punto. Sono d'accordo con Pisapia. Non c'è il candidato premier davanti agli elettori, adesso si parla di premier, di leader, ma facessero quello che ritengono. Ma il punto è, cosa mi vengono a dire delle politiche fatte fin qui? Le rivendicano? Per il nostro profilo civico e di sinistra, che è il nostro profilo, sì. Grasso andrebbe da Dio. Cosa devo dire più di questo? L'ha detto, insomma. Noi siamo impegnati a costruire un campo di sinistra di governo, con movimenti civici, con Sinistra Italiana, con Possibile, che, con tutti i cittadini. Perché... Ma con il Partito Democratico io ho difficoltà allo stato attuale a vedere le condizioni perché questo sia. Il problema, guardate, non riguarda soltanto i nomi e il gioco delle figurine. Il problema riguarda le politiche, riguarda i programmi. La buona scuola per noi... Cioè, non è dirimente la presenza di Renzi come candidato premier per voi? Per noi, dicevo, sono importanti soprattutto i programmi e le politiche. Evidentemente anche la presenza di Renzi costituisce un problema perché è stato il protagonista di una stagione che, come stiamo vedendo, di sconfitta in sconfitta sta ammainando le bandiere e i valori della sinistra, spostando il Partito Democratico dentro un quadro centrista. Copiare Berlusconi non mi sembra una parola d'ordine felice per una forza di sinistra, e stiamo, ripeto, alle questioni concrete. La buona scuola è stata una cattiva scuola, il lavoro e il Jobs Act sta producendo e continua a produrre precariato, è una cosa che voi che mi state, come dire, intervistando conoscete benissimo, e insomma tutto questo, pensiamo anche alla questione più in generale del lavoro impoverito, cioè ci sono tanti cittadini che hanno uno stipendio ma che questo stipendio impedisce loro vita e condizioni di vita sufficienti. Beh, su tutto questo il PD è stato protagonista di politiche che a nostro giudizio sono state sbagliate, e per questo motivo l'abbiamo lasciato il PD.